oggi una recensione bellissima su Arte per Te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per Te. Questa è Arte per Te. Arte per Te. E benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Ritorniamo a parlare dell'azienda Tintoretto, che molto tempo fa oramai mi ha mandato tantissimi prodotti, tra cui una selezione di pennelli enorme e i Tintoretto, mentre oggi voglio soffermarmi a parlare dei pennelli da acquerello. Perché? Allora, faccio una premessa. Quando vedete le recensioni su Arte per Te e mi vedete sempre così gasata nel presentarvele, è perché io conosco bene quel prodotto. L'ho provato, ho avuto modo di vederlo, oppure se lo provo con voi ne sono veramente soddisfatta. Ma siccome io prima giro la parte pratica e poi giro le intro, so già la resa del prodotto quando adesso vi sto parlando, no? Anche se vi dico andiamo a vedere come performano, io so già quello di cui parlerò, perché sennò non potrei fare un'intro valida. Quello che mi preme dirvi è che tutti i prodotti che passano per Arte per Te sono prodotti che vi consiglio perché trovo buoni. Quelli che non vi consiglio non passano da Arte per Te. Io non faccio delle recensioni in negativo per scelta, non perché mi spaventi a dire ciò che non mi piace, assolutamente no, ma perché è ingiusto dire ciò che non piace a me, perché per un prodotto di belle arti, a meno che non faccia proprio schifo, cosa che oramai è quasi impossibile, ma la cosa che non piace a me invece può essere la preferita di qualcun altro, perché comandano le mani e lo stile, e quello che magari io non faccio performare bene, qualcun altro lo farà brillare, cantare e suonare, e quindi sarebbe ingiusto invalidare ai vostri occhi un prodotto che invece magari qualcun altro trova fantastico. E in più, ricordatevi sempre che dietro l'azienda non c'è solamente una boccetta di un prodotto, ma ci sono famiglie, ci sono lavori, ci sono centinaia di persone, c'è un indotto vero e proprio, e di conseguenza bisogna sempre andare cauti con le recensioni negative. Io preferisco tacere le cose che non mi piacciono e agisco diversamente, rimando indietro il pacco all'azienda, dando il mio perché della non recensione e del non piacermi quel prodotto. Poi sarà l'azienda a valutare se le mie sono stupidi vaneggiamenti o se effettivamente la cosa è vera, e quindi migliorare il prodotto. Del resto, se l'azienda si espone al giudizio, di solito è sicura del prodotto che manda, e ripeto, proprio per questo a me non va di parlare negativamente di qualcosa. Non è oggi il caso, perché oggi vi parlo di un prodotto bellissimo, di pennelli stupendi, ad un costo accessibilissimo che vi lascio nell'info box, pennelli quasi tutti sintetici, ce n'è una gamma sintetica e poi ce n'è uno naturale, e ho voluto dare proprio un grande spazio ai pennelli sintetici perché so che tra molti di voi ci sono delle persone che si rifiutano di usare setole naturali, lo capisco perfettamente, e quindi voglio soddisfarvi dandovi una valida alternativa. Per valida alternativa intendo qualcosa che non faccia rimpiangere minimamente la setola naturale. E allora guardiamo questi bellissimi pennelli della Tintoretto come performano, e poi voi mi direte come sono. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere. Eccoci qui pronti per provare la selezione acquerello dei pennelli della Tintoretto. Apriamoli insieme. Io già li ho sbirciati. Diciamo che nel presentare questa casa che produce pennelli e non solo della Tintoretto, abbiamo visto anche il validissimo Tintoretto, ma produce un sacco di cose, quindi vi spingo ad andare a vedere sul loro sito, perché è una casa produttrice italiana di belle arti che fa cose molto interessanti. Cose molto interessanti perché dà una buona alternativa, anzi mi correggo, dà un'ottima alternativa a quello che è il settore prettamente naturale delle setole per acquerello. Diciamo che da che mondo è il mondo, gli acquerellisti, quelli seri, hanno sempre lavorato con setole naturali. Da un po' di tempo a questa parte si sono affacciate all'interno del mercato le setole sintetiche, ma non tutte le setole sintetiche performano alla stessa maniera. Ci sono setole sintetiche che performano meglio e setole sintetiche che invece lasciano la striata, hanno dei peli tagliati in maniera convulsa e confusa, ci sono pennelli che ad un prezzo inferiore fanno
coincidere una qualità inferiore, cosa che non è per i pennelli Tintoretto, dove ad un prezzo inferiore rispetto alle setole naturali coincide la stessa medesima qualità. Questi pennelli sono consigliati tanto agli artisti già avviati, a coloro che già hanno fatto dell'acquerello una professione, una passione, una cultura profonda, tanto a coloro che vogliono iniziare, ma vogliono iniziare con strumenti che permettano loro di avere delle performance già buone, cioè che li aiutino in questa fase di inizio ai lavori. Andiamo a vedere le diverse tipologie di pennello che mi hanno inviato. Ve le descrivo. La prima cosa che salta all'occhio, ovviamente, nei pennelli d'acquarello è l'impugnatura corta. Il manico corto perché la superficie di solito è orizzontale quando si dipinge in acquarello e quindi si impugnerà più o meno come una penna e il baricentro del pennello deve rimanere abbastanza basso per poter agevolare la stesura uniforme. Ci sono vari tipi di forme e vari tipi di dimensione. Qua ne abbiamo una piccola selezione. Questo lo metto un attimo da parte perché di questo ve ne parlerò dopo. Ne abbiamo una piccola selezione, ma significativa. Sicuramente, secondo me, secondo anche il mio modo di dipingere, i pennelli da acquarello per eccellenza che nessuno di noi non può avere sono questi a punta tonda, quindi che abbiano comunque una bella punta sviluppata, vedete, in lunghezza, e che nello stesso tempo siano appunto dei pennelli che vadano a lasciare solamente una piccola coda appoggiata al foglio. Se il pennello qui fosse tondo nella accezione più comune del termine, questo rilascerebbe sul foglio una quantità di acqua troppo eccessiva e troppo poco controllabile. Un'altra buona caratteristica dei pennelli è che abbiano un'ansa, una sporgenza appena impercettibile, ma c'è, come dei fianchi sui lati delle setole. Questi fianchi fungeranno da serbatoio per la raccolta dell'acqua e poi successivamente rilasceranno tramite la punta la giusta quantità che noi richiederemo, a seconda della pressione che faremo sul pennello. Vi sto facendo anche questa breve specifica sulle caratteristiche dei pennelli da acquarello proprio per individuarle qua nei pennelli Tintoretto, e qua ci sono tutte, quindi mi permetto di farlo proprio per questo. In più, questi pennelli sono molto carini perché hanno anche un'impugnatura molto comoda. Non tutti i pennelli da acquarello hanno questa parte che si allarga. Questa parte che si allarga dà una maggiore certezza all'impugnatura perché rende stabile e non fa facilmente scivolare via il pennello dalle dita. Non voglio fare specifici rimandi ad altre marche, ma vedete bene che qui la situazione del fusto del manico è pressoché invariata, cioè varia poco la grandezza, la grossezza del manico, e questo fa sì che il pennello scivoli molto più facilmente tra le dita. Ma questo è un pennello veramente a basso costo. Di solito i pennelli di una certa qualità questa caratteristica la mantengono quasi tutti. In più qui le parti sono anche maggiormente sfaccettate, elegantissimi, almeno questa serie è elegantissima. Io ne ho una serie blu col manico blu e una serie con il manico nero è la ghiera bellissima dorata, e sinceramente in uno studio di un acquarellista che ci siano anche dei pennelli eleganti è un punto in più, perché dipingere con dei begli strumenti è sicuramente qualcosa di molto gradevole. La laccatura è ben fatta, non ci sono bollicine, non ci sono grumi o residui. Sì, vai a guardare il capello, ombretta, sì, vai a guardare il capello, perché quando c'è un grumo di gomma lacca, un grumo di legno che sporge, magari proprio nell'impugnatura, quello diventa una sorta di cilicio per il pittore. E nei pennelli che non hanno un grandissimo prezzo, questo può capitare sovente. Io non ho guardato le schede tecniche di questi pennelli perché ho voluto farne un'impressione mia, perché è giusto così, credo, perché l'azienda può dire ciò che vuole, ma poi in realtà è chi ce li ha in mano che deve decidere se quel pennello performa oppure no. Bellissima anche sia nella setola, nella scelta della colorazione, che
nell'aspetto generale, questo in sintetico vaio. Adesso ve li vado a specificare tutti perché sono dei sintetici molto particolari. Allora abbiamo questi tre che simulano il vaio. Il vaio, uno dei peli più uno delle setole più pregiate per l'acquerello. Bellissima, morbidissima, con un rilascio dell'acqua molto molto attento, ma nello stesso tempo, se non si è esperti, si può anche fare un gran pasticcio, perché trattengono molto l'acqua e poi la rilasciano a pressione differenziata con toni differenti a seconda di quanto si presti il pennello, la setola sulla carta. Guardate innanzitutto il taglio di questi pennelli, intanto ve li faccio vedere da asciutti, ora li bagnerò per farveli vedere anche da bagnati. Andiamo. Quando bagnate i pennelli, altra cosa, non andate mai oltre la ghiera metallica, vi consiglio. Passo un attimo nella pezzetta e per adesso vi faccio solamente vedere il taglio, netto, deciso, molto ben fatto. Il pennello va in acqua, strapazzato, esce, ma non perde la forma, non si apre, non perde la setola, quindi anche questo... molto molto bello. Vediamo anche gli altri e voilà, guardate come mantiene la punta, si ingrandisce perché giustamente deve corrispondere al suo numero, questo è un 6, ma non perde le sue caratteristiche che vedremo adesso tra un pochino sul foglio di carta. Questo è un 8, quindi da asciutti sembravano molto simili, ora da bagnati vedrete la differenza del fusto delle setole, insomma, ecco qua, ancora più grande, ma mantiene la forma, mantiene le caratteristiche. Ora li metto uno accanto all'altro e vedete come prima potevano sembrare molto simili, ora si vede esattamente la differenza di grandezza. Un 10 in martora sintetica. Questi per esempio sono i miei pennelli preferiti. La martora, sia naturale che sintetica, tra le mie mani è la setola che performa meglio. È una setola più flessibile del vaio, il vaio è più morbido e quindi io riesco a controllarla meglio. Lo si vede anche così, assorbe molto più velocemente l'acqua all'interno delle sue setole e ne rilascia molto meno, quindi è una setola anche adatta a tutti coloro che hanno innanzitutto una pittura più stirata, in secondo luogo una pittura più controllata, meno di getto e di impatto, una pittura meno bagnata. E quindi la martora è un elemento molto importante per questo tipo di lavori. La martora sintetica, vi dirò, io la preferisco alla martora naturale. Tutti i miei lavori in restauro sono sempre fatti con martora sintetica, ma è una questione soggettiva. Questo è un sintetico bronzo, quindi setole sintetiche senza nessuna imitazione di nessun tipo di setola, quindi un normalissimo setole di bue sarebbe sintetico, credo. E questo è quello a punta, che è un numero 6. Questo però è un pennello che rispetto all'altro 6 ha meno serbatoio, una minore suzione dell'acqua, secondo me, però una maggiore flessibilità e un maggior controllo. Proviamo? Proviamo, dai, che sono curiosa. Cominciamo subito con il 12 sintetico Vaio Kazan. Anche nel prelevare il colore dal godet è molto delicato, non scava. Di questo cosa dire? Un bel tratto piatto, pieno e costante, e anche quando lo si vuole performare in differenze di spessori, lui regge benissimo al gioco, si flette, si piega, non rilascia troppo liquido nelle curve, quindi è un ottimo pennello da acquerello. Ottimo! E non è estremamente floscio come può essere il vaio naturale, no? Che si imbibisce d'acqua e si flette, le setole rimangono abbattute, diciamo così. Adesso proviamo questo. Questo è un pennello tondo, quindi lui andrà o a fare campiture piene così, o meglio ancora, essendo a punta, poter tirare via una punta e, se la punta è buona, deve scrivere anche in maniera molto sottile. Vediamo? Beh, decisamente
riesce anche a tratteggiare in maniera estremamente sottile. Dice, ma perché non ti prendi un pennello piccolo per fare questo? Perché magari io in un momento determinato ho soltanto questo tra le mani e con un pennello io devo poter comunque compiere un lavoro. Anche questo, vedete? Si flette un po', ma ritorna in asse, quindi mantiene sia le caratteristiche del vaio che le caratteristiche di un buon pennello controllabile. Diciamo che la linea sintetica dà un aiuto in più dal punto di vista di performance, secondo me. Anche questo è il numero 6. Un gran rilascio graduale, e anche qui, se si vuole, si può partire da linee sottilissime per appiattirsi, per risalire linee sottilissime. Ok? Quindi è un pennello che viene a essere controllato facilmente, e anche lui da linee molto sottili con un rilascio omogeneo dei liquidi. E questi tre sono in sintetico vaio. Adesso proviamo invece il mio amico in sintetico martora. La martora è più aggressiva, cioè ha delle setole aggressiva, aspettate, è più incisiva e ha delle setole anche che sul godet lasciano traccia del passaggio, per esempio, pur essendo molto morbida e flessibile. Vediamo cosa fa. Visto, ondeggia meno, quindi è più controllato. Rilascia una pigmentazione maggiore rispetto al vaio, che avendo setole più morbide rilascia meno pigmento, quindi rende più acquerellato. Naturalmente per l'acquerello io, per un acquerello sognato, per un acquerello veloce, prediligerei quello, ma guardate come rilasci maggiore quantità di pigmento e lasci comunque al passaggio anche una leggera traccia di sé. Quindi se vogliamo dei maggiori movimenti all'interno del nostro dipinto, se vogliamo che con un gesto solo si abbia copertura, trasparenza e movimento, la martora io la trovo veramente buona. Questo è un numero 10, vediamo se riuscirà a fare un tratto sottile, per quanto sottile può essere, sarà sempre superiore a quelli perché è comunque un 10. Comunque sì, anche questo utilizzato con attenzione riesce a dare un tratto sottile. Perché mi fisso sul tratto sottile? Perché vedo se non mi cade la gocciolona, perché quello distrugge poi un lavoro, no? Bellissimi. Adesso da questo lato faccio quello piatto in sintetico. Questi sono i più rigidi di tutti, ovviamente. Li faccio da questo lato e rilasceranno, vediamo, maggiore ovviamente pigmentazione, è ovvio, perché naturalmente più rigido il pennello, più cattura, più rilascia. Quindi la scelta, anche lui deve performare come l'altro, anche lui deve poter comunque essere flessibile, e lo è, vedete? Lui si asciuga prima, naturalmente, vabbè, comunque questo tipo di pennello, a parte il fatto che è più piccolo, ma trattiene meno acqua, o meglio la rilascia tutta nella spinta iniziale. Proviamo l'ultimo, che è il 6, sempre sintetico comune, e anche lui un bellissimo rilascio acquerellato, molto controllabile, e anche lui performa sia da sottile, se lo schiacciate non vi fa la pozza, vedete? E voilà, stupendo. Dovete guardare nei pennelli che quando li pigiate sul foglio non vi facciano la pozzanghera. Riesce a trattenere all'interno l'acqua e quindi la rende
gestibile per quanto riguarda il proseguo del lavoro, ma non disponibile sul foglio a pressione. Splendido per quanto riguarda le linee sottili. Veramente, veramente splendido, netto e preciso. Dal punto di vista del passaggio netto del pennello, sicuramente i sintetici bronzo sono fenomenali. Dal punto di vista dell'uso del colore più facile, la martora io la trovo la più indicata, perché in un gesto solo dà movimento, trasparenza e nello stesso tempo gestione dell'acqua. Guardate questo, e mettiamolo a confronto magari con questo, dove qui vedo una mano che già ha acquisito dimestichezza con l'acquarella e che quindi può andare a creare questi effetti volontariamente, quindi scientemente. Diciamo che qui, se volete fare le fronde di un albero, vi vengono quasi naturalmente al passaggio. Qui invece, aumentando il livello di bravura, dovete andare voi a modulare, come giusto che sia, a modulare il pennello. Naturalmente questo pennello, che è così bravo già da solo, sarà uno splendido compagno d'avventura per quelli che invece hanno già acquisito la tecnica e possono performarlo ancora meglio. Acqua trattenuta da tutti splendidamente, setole tagliate, io ne ho qui una grande varietà, setole tagliate perfettamente su tutti. Che dire, a me questi pennelli piacciono molto. Non vi stupite se io, quando recensisco un prodotto, dico che ne sono entusiasta o dico che mi piace, perché su Arte per Te passano online soltanto i prodotti che, una volta provati fuori dal video e poi riprovati insieme a voi, sono belli, mi sono piaciuti. Se dovete comprare qualcosa, questa è tra le tante opzioni che trovate su Arte per Te una delle opzioni valide, cioè potete andare lisci, potete andare sicuri. Li ho provati io per voi e onestamente vi dico che sono molto validi. Quindi, per gli scettici che dicono: ah, ma questo così è un vendersi, assolutamente no. Guardate, su Arte per Te ci sono state grandi problematiche proprio per questo, perché le aziende, quando ritornano indietro il pacco, non sono contente. In questo caso sono lieta di dire che un'azienda italiana soprattutto produca un prodotto principe che può competere anche con le setole naturali. È un prodotto adattissimo a chi ha un uso amorevole e pacificato dell'acquerello, insomma, se tu fai la, ed anche a chi lo fa come professione, quindi chi lo coltiva come un hobby amorevole e chi invece usa l'acquarello come professione, come un professionista. Anche perché i professionisti, perché recensire un prodotto di questo genere? Perché per i professionisti l'acquarello diventa un lavoro, e nel lavoro uno deve cercare di ottimizzare le spese. Molto spesso, voi sapete, specialmente in questo periodo di crisi, che le spese vanno veramente ottimizzate. Quindi, se si può spendere meno ed avere una pari qualità di setola, anche se non è una setola naturale, avere una setola sintetica che sia parimenti buona, che dia difficilmente una distinzione tra l'originale e la sintetica, e allora perché non recensirla? Discorso a parte invece vale per il Martora Kolinsky. Questo è un pennello in setola naturale, anche questo una linea stupenda, sia come eleganza del pennello nero con ghiera argentata, sia anche come struttura della setola. E guardate, stupendo come la martora mantenga i movimenti di quella sintetica, ma sia anche più leggermente più flessibile. Visto? Dell'altra. Quindi, anche qui, ovviamente, se volete spendere un po' di più, i pennelli naturali ci sono e sono straordinari. Io ho concentrato, ne ho tenuto solo uno da farvi vedere, perché su questi si sa, si va a colpo sicuro. Una buona marca come la Tintoretto più setole naturali non si può sbagliare, ma sulle setole sintetiche poteva porsi il dubbio. Vi ho fatto vedere quindi cosa ne esce fuori, il resto giudicatelo voi nel box informazioni, prezzo e sito della Tintoretto. E noi adesso io vi lascio a questa foto, alla foto dell'insieme, e ci vediamo dopo per concludere le nostre considerazioni. Vedete?
sapete, le recensioni di Arte per Te sono delle recensioni molto pulite, live, in vivo. Io conosco molto bene la Tintoretto, tant'è che quando mi hanno contattato per mandarmi i pennelli mi hanno chiesto quali volessi e io, per non avere sempre gli stessi tra le mani, perché avrei richiesto quelli che usavo sempre, ho detto fate voi. E loro mi hanno mandato una selezione grandissima che io dividerò per argomenti, nel senso oggi gli acquerelli, domani a olio e acrilici, dopodomani tecniche miste, dico domani dopodomani, ma non domani dopodomani, cioè la prossima volta, ce ne sono tanti e sarei veramente superficiale a fare di tutta l'erba un fascio. Ogni pennello ha bisogno della giusta valutazione, perché ogni pennello costa e soprattutto perché ogni pennello singolarmente ci accompagna nel nostro lavoro. Bisogna provarli tutti e dire questo sì, questo no. In questo caso questo sì, questo sì, questo sì sono tutti bellissimi e tutti validissimi e soprattutto richiamano tutte le caratteristiche delle setole naturali, non tradendo minimamente quelli che sono i gradi di flessione, di assorbimento e di resa delle setole naturali. Conoscendole, io le setole naturali ve lo posso garantire. Bene, io ringrazio tantissimo la Tintoretto per aver mandato questi pennelli e ci tengo a dire un'altra cosa. Questi pennelli non li metto subito in palio, perché è difficilissimo oramai andare alla posta per ogni cosa che mi mandano le aziende, perché grazie al cielo oramai le aziende si fanno molto presenti su Arte per Te, quindi ho deciso di fare meno giveaway ma più ricchi, in modo che io possa andare alla posta meno. Vi sto accumulando un bel po' di cose per fare dei regali molto belli. Ci saranno dentro molte cose che abbiamo visto in passato e molte cose che vedremo in futuro. Aspettateli, arriveranno i giveaway su Arte per Te. Se il video vi è piaciuto e soprattutto se il video vi può essere in qualche modo utile, regalatemi un bel pollice in su e condividetelo sulla vostra pagina Facebook. Io vi aspetto sempre sulla mia pagina Facebook, su tutti i miei social, i link li trovate qua sotto. E vi aspettiamo con Gabriele su Due Cuori Una Cappa, il nostro mondo goloso che oramai conoscete benissimo. Sul mio nuovo canale, il mio canale in cui parlo con voi senza nessun argomento preciso, un canale di lifestyle dove non c'è nulla che io vi dica di dover fare o vi suggerisca di fare, ma assolutamente alla pari con voi mi diletto a chiacchierare e a conoscervi un po' meglio. Se vi va passate anche di là, mi metto il link da qualche parte qua sopra e nel box informazioni. Bene, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, arrivederci, ciao!